Ciao a tutti e bentornati su StarCraft 2. Oggi ho l'immenso onore di commentare per la primissima volta su questo canale un giocatore del clan Doha italiano, Zerg Sidrus. Quindi facciamogli un bel applauso. Io sono veramente sempre contentissimo quando dei nuovi volti si affacciano su questo canale e mi mandano i loro replay. Mi fanno questo onore di commentarli e di condividere le loro partite con la comunità italiana. Detto questo, in questa occasione Sidrus mi ha lasciato due replay. Voi come saprete, io due replay non li commento mai dello stesso giocatore nello stesso periodo. Ovviamente se tutti quanti mi mandassero un replay, due replay, tre replay ogni volta, sarebbe complicato farvi un po' tutti, anche perché questi commenti io li faccio nel tempo libero. Però siccome siamo davanti ad una new entry, in questa occasione commenterò entrambi i suoi replay. Permettetemi però, visto che insomma ne farò due, di andare leggermente avanti, un po' più veloce nei tempi, insomma, dove in sostanza non si fa niente di che. Allora, è uno Zerg contro Zerg, questo, in una mappa dove espandersi tutto sommato non è poi così difficile, ci si può difendere abbastanza bene in questo punto. È vero che comunque sia non c'è una rampa, però non ci sono, ecco, grossi problemi, in quanto comunque sia c'è un'ottima strettoia che si può eventualmente tappare con degli impalatori e con delle queen, ed eventualmente utilizzando delle camere evolutive. La partenza è di pull per Sidrus, una partenza del tutto fattibile contro Zerg contro Zerg. Si può partire sia di 15 acceri sia di pull, sono entrambe partenze estremamente valide. L'avversario invece decide non solo di partire di pull prima dell'acceri, ma anche di raffineria. Questo probabilmente gli costerà qualcosina in termini di macro, però in sostanza sarà più aggressivo, in quanto molto probabilmente quella raffineria gli servirà per fare la speed. Poi non so se vorrà fare eventualmente una tech a blatt, ma non credo, credo che molto probabilmente sarà per la speed. Per quanto riguarda invece questo impalatore, è del tutto inutile in questo frangente. È sempre bene, al posto di mettere un impalatore praticamente blind, andare a scoutare un po' in maniera un po' più approfondita l'avversario. In questo caso sarebbe stato utile magari fare un passaggio in base, giusto per vedere quello che aveva. Sicuramente in queste tempistiche questo impalatore toglie 150 di risorse, che non sono poche, 100 più ovviamente 50 utilizzate per il drone. Va bene, qua si arriva un po' avanti. Intanto qua vedo un po' troppo spesso questa queen che non utilizza subito l'inject. Anche questo è effettivamente un errore che comunque sia nelle prime fasi bisognerebbe evitare di fare. Le queen ovviamente devono costantemente produrre delle larve aggiuntive sui vivai. Mi confondo sempre tra alveare, tana e vivaio. Va bene, vengono messi praticamente immediatamente due raffinerie. È una scelta che solitamente non viene fatta in questi timing, perché insomma porta via veramente tanti droni ai minerali. Andiamo un po'. Sidrus adesso prende il controllo della torre Xel'Naga, con questo sorvegliante va a controllare che sta facendo l'avversario. Allora, che qua ci sono diverse cose su cui effettivamente si può lavorare. Prima di tutto, ecco, hai messo due raffinerie, però ecco, questi estrattori, ecco, in realtà non sono stati utilizzati appena sono stati costruiti, quindi comunque sia consiglio di metterli un po' dopo, se tanto poi non devono essere utilizzati. Questa base, c'era un momento in cui praticamente aveva un numero di droni nettamente superiore al 16, mentre questa era praticamente vuota. Quindi ricordiamoci sempre quel trucchetto per quanto riguarda l'economia, che fa sì che insomma l'estrazione migliore se ci sono 16 lavoratori per mineral line. Intanto l'avversario arriva, ovviamente Ling, tra Ling con speed e Ling senza speed, vincono i Ling con la speed. Questo è un dato abbastanza scontato. L'avversario arriva, salta a priori la regina che stava difendendo. Adesso in base ci sono forse anche troppi impalatori in fase difensiva, quindi questi Ling non portano nessun tipo di danno all'economia di
Sidrus. Diciamo che l'unica cosa che effettivamente hanno fatto è stata distruggere pochi Ling senza speed in questa posizione. Io nello Zerg contro Zerg la speed consiglio sempre di impararla, serve. Sostanzialmente poi spesso e volentieri i Zerg contro Zerg finiscono nell'early game per essere giocati Zergling contro Bannerling. Quindi comunque sia la speed serve. I Zergling che con Speed sono particolarmente forti, eventualmente anche contro Blatte, se saputi usare. Poi in linea di massima le Blatte sono anche un po' più cost efficienti, quindi questo qua bisogna dirlo, le Blatte sono sempre un'ottima scelta, però ci si mette sempre un po' per accumulare un numero, diciamo così, consistente di Blatte, quanto basta per impensierire l'avversario che dall'altra parte si difende soltanto con Speedling. Vorrei vedere le unità, in questo momento ci sono 37 droni per Sidus, ce ne sono 40 per Energix, ovviamente un altro Zerg probabilmente dal ladder, e va bene, qua manca la tech, ecco, arriva adesso, forse un po' in ritardo, andava fatto forse un po' prima, e poi vedremo che cosa deciderà di fare come unità di T2. Solitamente nel T2 si opta tra un potenziamento consistente alle blatte con appoggio delle dralische, oppure si va a mutalische. Sono due scelte percorribili, su utilizzare mutalische contro Zerg che magari è un po' più complicato. All'inizio di Heart of the Swarm mi pare che eravamo ancora in beta, o forse proprio all'inizio, non mi ricordo. Comunque sia, le mutalische hanno praticamente d'obbligo in questo mashup, sono state praticamente un po' eclissate grazie ad un buff consistente alle spore che praticamente facevano danni bonus contro unità biologiche. Quindi un'idea geniale, perché è un buff che è andato a toccare solo ed esclusivamente il Mirror Game. L'avversario sta arrivando con un consistente numero di blatte e di speedling. Mi raccomando, il prossimo game è la speedling, sì, la speed dei Ling, devi assolutamente impararla perché è estremamente importante e fondamentale. Nello Zerg contro Zerg, ovviamente espandere il creep non ha la stessa importanza di farlo per esempio come nel Terran contro sì, nello Zerg contro Terran, però ovviamente se espandi il creep hai un minimo di map control, questo ovviamente valuta. L'avversario è ben posizionato, devo dire che però qua è posizionato veramente molto molto bene anche Sidrus, quindi diciamo che questo è uno scontro che probabilmente finirà quasi alla pari. Mi sembra come numero leggermente avvantaggiato Sidrus, ma anche come posizione, quindi staremo a vedere. Adesso qua arrivano dei rinforzi, rinforzi che hanno fatto notevolmente la differenza, perché inizialmente le blatte di Sidrus avevano un posizionamento decisamente migliore e stavano battendo quelle che semplicemente erano a sorvegliare questa torre Xel'Naga. Altro risponde Sidrus, a questo punto c'è di nuovo un altro ingaggio. Qua sarebbe cosa buona e giusta utilizzare anche questa, quindi in fase di attacco e magari qualche trasfusione per curare le blatte, sicuramente sarebbe un valido aiuto. E magari anche impostare il rally point direttamente qua. Questi sono i momenti in cui conviene utilizzare il tasto F2. Tra l'altro l'avversario sta a 36 blatte, lo si vede perché, o forse no, ok, non ha 36 blatte, ha 36 unità nel suo esercito, scusate un attimo, mi sono sbagliato, ha 12 blatte, comunque sia un esercito considerevole in questo momento che sta per andare ad attaccare, che molto probabilmente metterà in estrema difficoltà Sidrus. Vediamo un po', qua ci sono però, devo dire, un bel numero di blatte che, sommato al fatto che ci sono gli impalatori, riescono bene o male a fare un po' di differenza. Qua mi raccomando, un po' più di attenzione, troppo spesso ho visto già la seconda volta il rally point che praticamente mirava direttamente in base e quindi, diciamo puntualmente, diciamo, delle blatte si perdevano un po' di DPS, cioè danni per secondo, insomma viene perso durante i grossi ingaggi. Ok, va bene, qua ci sono 46 droni, sono pochini per uno Zerg soprattutto che di macro ci vive, e 50 per l'avversario. Questo è il momento in cui la terza ci dovrebbe essere già da un pezzo. Questo, insomma, valutate voi, insomma, giocatori di Zerg da casa, però ecco, diciamo che in linea di massima la terza va fatta il prima possibile. Alcuni la fanno molto presto, altri un po' più in ritardo, ma quasi sempre non dopo i 10 minuti, a meno che non ci sia una sorta di all-in o qualcosa del genere.
all'in, ma magari ecco, fate delle buttadisca a due basi dove il comeback diventa difficile. Ok, qua sta arrivando l'avversario, inizia a dare manforte ad un esercito grazie anche all'appoggio di Dralisque, ma soprattutto mi sembra di capire che l'incombe dell'avversario sia nettamente superiore e questo probabilmente riuscirà a fare la differenza. Va bene, e qua ci sono anche dei custodi, magari aveva paura eventualmente, questo ha perfettamente ragione, di blatte che vanno sottoterra, anche della lischia che eventualmente lo possono fare, o ling che magari si mettono in una terza sottoterra in modo tale che quest'ultimo non può costruire nessuna base. Allora, sta per arrivare un grosso ingaggio, vediamo un po', ecco qua non si ingaggia mai, perché sotto, ecco qua ad esempio ha sbagliato il giocatore avversario perché doveva ingaggiare immediatamente, quando ha visto che si stava andando, diciamo così, a incastrare in quell'altura. Perché dico questo? Perché ingaggiare da una posizione sopraelevata con l'avversario con delle unità, range 2, credo range 2, eh? No, range, dove sono? No, scusate, portata 4, quindi andarsi, diciamo, ecco, a incastrare con un'unità di portata 4 relativamente bassa in una settoria di questo tipo permette di attaccare con tutti gli effettivi poche unità avversarie alla volta. Quindi sempre molto attenti alla posizione dove si decide di ingaggiare. In questo caso Sidrus comunque sia, devo dire che non ha fatto nessun tipo di tech a blatta, sì, a Hydralisca, però le blatte sono effettivamente tante. Qua tra l'altro manda pure un po' in a move Energix del suo esercito, quanto basta per permettere a quello di Sidrus di fare il buono e cattivo tempo. Tutta l'armata di Energix viene completamente spazzata via, questo è un momento perfetto per andare a pushare in terza. Non c'è bisogno, devo dire l'avversario è molto resto e da GG. Bel gameplay, ottimo fair play, diciamo così. Discreta partita di Sidrus, dico discreta perché effettivamente si poteva fare un po' meglio, diciamo che l'avversario non ha saputo sfruttare secondo me il vantaggio di macro che aveva avuto e non ha fatto rispondere il caso. Diciamo così, terza fa la prima, e questo è un punto, droni fanno molto di più, concentrati molto di più sulla fase di dronaggio nelle prime fasi piuttosto che magari su una composition, quindi cerca di avere molti più droni quando poi va a fare blatte. La speed per un sì o per un no e farla perché comunque sia può sempre tornare estremamente utile anche magari per dei rambai e va bene, per il resto non mi sento di dire che dovevi fare dal disco qualcos'altro, per il semplice fatto che spesso e volentieri vedo tantissimi giocatori giocare proprio di blatte, perché fino a dei certi timing, fino a dei certi insomma fino a determinati numeri di psi in termini di esercito, le blatte sono anche più cost efficienti rispetto alle Dralisque, perché magari quello ha le Dralisque, perché te però hai 40 psi in più di vantaggio di blatte, allora a quel punto ha veramente senso. Va bene, partita interessante, e come ho detto saranno due, andiamo a vedere la seconda. Secondo replay per Sidrus. Come vi ho detto, questa è una puntata speciale dedicata a due new entry, quindi in via del tutto eccezionale commenterò due replay. Anche perché ci sono molte persone che magari già da un po' frequentano questo canale e quindi hanno avuto più di un'occasione, insomma, per fare vedere le loro partite e per ricevere consigli e commentari. Detto questo, l'avversario sarà ST King, tra l'altro un giocatore argento, ottimo segno, quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta per un'eventuale promozione. Mi fa sempre piacere vedere dei giocatori che combattono contro avversari di leghe superiori. Detto questo, io spero che il commento di oggi sia comunque decente, nonostante oggi sono un po' raffreddato. Si sentirà, però ecco, cerco di limitare il tutto. Detto questo, contro Terra, nella partenza più classica, un 15 hatcher, quindi mi aspetto di vedere qualcosa di questo tipo, eventualmente si può anche partire di pool, ma sono partenze estremamente aggressive che spesso e volentieri non portano i risultati sperati. Contro giocatori Terran o si fanno tipo dei max out improponibili di blatte in tempi veramente ristretti, oppure solitamente si va di Ling, Banneling e Mutalisk che grazie al loro Arras, Map Control ed alta velocità permettono di tenere l'avversario sotto controllo. Qua viene fatto un bunker però con un sorvegliante che praticamente vede tutto, quindi di conseguenza non ci dovrebbero essere grossi problemi. Ah, ok, no, i problemi ci sono perché il bunker viene finito. Ecco, questo
Non dovrebbe succedere. Quando vedete magari uno di questi SCV costruire un bunker, l'idea è magari di staccare due, massimo tre, droni e fare a clic sul terreno, e vedrete che questi droni andranno a focussare direttamente l'SCV che sta costruendo. Questo perché se ritardate troppo la distruzione di questo bunker, può arrivare un Reaper, o magari vi ha fatto persino un Olino 11-11 con raffineria. Allora le cose sono molto complicate, perché i Reaper sono molto forti, subentra tutto un processo di impalatori, Queen e tutto il resto. Va bene, va bene. Questo impalatore sicuramente sarà comunque sia finito, nonostante ormai la minaccia del bunker è stata sventata. L'avversario dal canto suo sta facendo una build, non so esattamente che build sta facendo, ha fatto comunque sia un'espansione, e questo sicuramente rende merito, anche perché fa sempre piacere vedere dei giocatori che stanno in argento giocare di Macro. Ai tempi miei queste cose si vedevano molto di meno, cioè ai tempi della mia argento, che si parla del 2010, quindi 4 anni fa, poi non c'erano effettivamente i gameplay così sviluppati. Come sempre, come vi ho detto, io andrò avanti un po' più veloce in questi frangenti, visto che comunque sia anche il tempo è limitato. Tra poco dovrei anche andarmene a letto, perché insomma è giornata abbastanza lunga. E beh, bravissimo qua, molto bene per Sidrus, che mette una terza veramente in tempi giusti. Ok, vediamo un po' quanti droni ci sono qui. Ok, sono 15 droni. Da questo momento in poi, diciamo che grosso modo mi aspetto che ogni drone in più che viene fatto andrà a finire in questa base con il rally point. Un'altra cosa che ho notato di prima, cosa che, come dico sempre, con gli zerg magari un po' di più si può fare, però mi fa sempre poco piacere vederla. Poco i gruppi di controllo per quanto riguarda la gestione dell'armata. Quella è effettivamente una cosa che serve, anche perché poi, qualora insomma si decide di fare mutarisk, sono unità che richiedono effettivamente tanta micro, e per un ottimo controllo, secondo me, i gruppi di controllo servono, anche perché poi vi accorgerete che più avanti sarà molto importante avere magari micrare il mutarisk con il tasto H anziché A, per mantenerlo in Magic Box e via dicendo. Ma a questo punto arriva l'espansione del creep, un'espansione forse leggermente in ritardo, però anche qua siamo sempre al solito discorso. Ai tempi miei il creep manco si espandeva tra un po', quindi devo dire veramente molto bravo Sidrus in questo frangente, perché espande molto bene e con un'ottima logica, in quanto comunque sia mantiene una queen sul creep, e poi diciamo l'espansione avviene quasi su tutta la fascia del fronte. Ottimo quindi questo momento. Sicuramente sul fronte è il caso sempre di tenerci due o tre queen, questo lo dico perché spesso e volentieri il terra non arriva con le alien. Quando arriva con le alien, insomma, sarebbe un'ottima cosa avere già un bel po' di DPS per quanto riguarda il danno, prima che quest'ultime entrano direttamente nelle basi. L'avversario fa un misto tra bio e mech, perché insomma ho visto un bel po' di tank. Comunque se si mette in assetto difensivo, due tank non si buttano giù neanche volendo in questa prima fase della partita, né con i bannering né con le blatte. Servirebbe forse un all-in di blatte e bannering e ling ci riuscirebbe, però servirebbero veramente tanti. Va bene, sono 17 qua i droni, sono 15 qua, ottimo. A questo punto quindi mi aspetto che tutti gli acceri convergano i loro rally point in questa mineral line, in modo tale da ottimizzare il più possibile l'estrazione di minerali. Un income in questo momento molto alto, devo dire bravissimo. Insomma, entrambi i giocatori sono molto bravi, perché insomma siamo a 12 minuti, 47-55 è tanto, quindi bravissimo Sirius, che insomma questa volta fa nettamente meglio rispetto al game precedente. Qua faccio un appunto, sicuramente andava fatto un po' prima il pinnacolo, insomma quanto basta per avere le mutalische magari da restare in terza. Diciamo che le mutalische a me solitamente arrivano verso i 12 minuti, quindi qua siamo leggermente in ritardo, però va bene, insomma non sono queste le cose che possono cambiare la partita. Magari la prossima volta, insomma, te lo ricorderai di mettere prima un hatchery, sì, di mettere, di fare prima, almeno metto in pausa.
Ok, ci risuono. Come vi dicevo, magari la prossima volta farei un pochino prima il T2, quanto basta per fare quel minutino prima le mutarische. Questo è molto importante perché, come ho detto, un minuto può fare la differenza tra tanti, tra tanti marine e meno marine. Altra cosa, mi raccomando, io qualche scusa, scommetto spesso terra, qualche ling in questa posizione lo terrei. Cioè, anche se magari non hai rintanamento e quindi il ling si vede, però magari tieni un ling qui, ogni tanto scouta per vedere se ha messo la terza. Tieni un ling qua, ogni tanto scouta per vedere se ha messo la terza. Quindi ti regoli anche su la fase di espansione del tuo avversario, che comunque sia molto importante. Intanto molto bravo in fase di espansione, veramente bravo. Sidrus, sono tra l'altro, insomma, un numero di APM veramente notevole, sono 60, che per un giocatore che milita in bronzo sono veramente tanti, almeno personalmente parlando. Tra l'altro, guardate addirittura ora che picco gli APM, sono veramente 250, molto molto bravo. Ok, è un giocatore che non mi stupirei se domani mi dicesse: guarda, sono passato in argento. Ok, vediamo un po' a breve, servirebbe anche un terzo gas in questo punto, quanto basta insomma per iniziare a fare un numero massiccio di mutalische. Qua devo dire che questa armata è piccola, piccola, perché a 15 minuti ci sono già tantissimi banneling e solo marine, nonostante ci siano le medivac, non servono. Questa è un'armata che può servire per fare contain del creep. Quando arriva lo Zerg con i banneling e con gli speed, si carica tutto e si va via. Altrimenti, se si rimane, si rischia di perdere tutto senza praticamente perdite per il giocatore Zerg, perché, come ho detto, i banneling sono estremamente cost efficienti. Un'armata Zerg, un giocatore terra, la può contrastare utilizzando i marine e le medivac come perno dell'attacco, però supportati da tank se siete molto forti, oppure eventualmente da mine, che sono un po' più, diciamo, facili da utilizzare e da gestire. Ok, arrivano qua i banneling, vediamo quanti sono. Sono 16, io ne avrei fatti anche qualcosina in più, e 108 ling, sono tantissimi. Devo dire che in questo frangente entrambi stanno giocando molto bene, perché il numero di unità a disposizione per entrambi i giocatori è molto alto. Le mutalische non ne ho vista nessuna. Sono stati costruiti questi pinnacoli, tra l'altro due, per imparare contemporaneamente gli upgrade, cosa che io assolutamente non consiglio di fare, perché ci si priva di 200 di gas in un momento della partita in cui quel gas serve per fare due mutalische in più, e oggettivamente conviene. Tra le altre cose, le mutalische possono tranquillamente, almeno nel mid game, trascurare l'upgrade alla difesa in funzione di quello d'attacco. Grossissima stimpaccata che, diciamo, va ad attaccare il creep. Qua, diciamo, tutte le unità sono sulla rampa, molto bravo, sta, diciamo, temporeggiando nel tentativo di avere un numero ottimale di banneling. A questo punto c'è ancora troppo creep per ingaggiare con questi marine, perché tutte le unità di Sidrus hanno il bonus. A questo punto serve un click supremo e dovrebbe vincere senza nessun tipo di difficoltà. Ogni volta che due banneling toccano un marine, veramente esplodono tutti senza problemi. Qua addirittura c'è... quanto fanno male queste mine. Quanto fanno male. Fanno malissimo. Qua l'idea migliore era distruggere prima queste, e poi solitamente, prima di andare avanti un po' così, si manda avanti pochi ling alla volta per essere sicuri che non ci siano mine. Eventualmente, se si vuoi distruggere delle mine e ha capito dove sono, puoi mandare avanti i banneling, e i banneling, esplodendo sulla mina, la distruggono, quindi servirebbero all'incirca due. Tra l'altro, alcuni fanno l'errore, come in questo caso, di mettere due mine particolarmente attaccate, quindi qua ti basterebbero due banneling per distruggerle tutte e due, con un ottimo rapporto di spesa. Va bene, l'avversario ha una macro molto solida, iniziano ad arrivare le muta. Ha una macro molto solida però anche Sidrus, che 71 droni sono meglio, anche perché poi qua, se entrambi dovessero arrivare a 200 psi, effettivamente 81 se ci vissero troppi. Giocatore, devo dire, molto molto bravo, anche il giocatore terra, per quanto riguarda la macro. Non eccezionale in fase di ingaggio e di composition delle armi, però non mi sarei mai aspettato che in silver ci fossero simili terra, come effettivamente in bronzo ci fossero dei giocatori capaci come Sidrus, anche se, insomma, ho visto, insomma, ottimi giocatori a postarmi le loro partite su questo canale. Ok, allora io rimetto un attimo in pausa, purtroppo, come ho detto, stasera sono raffreddato.
Si ritorna, clicchiamo su play e forse anche un po' di map control. Lo sto notando adesso, un giocatore Zerg dovrebbe tenersi sempre dei sorveglianti, specialmente in queste zone dove non c'è il terreno sotto, in quanto comunque sia se arrivano dei drop con delle medivac qualcuno se ne rende conto. Sarebbe anche ottimo, ovviamente, sempre tenere le torri Xel'Naga. Allora, mine con un avversario che non sta aspettando. Tra l'altro qua le mine manco esplodono praticamente. Si esplodono sopra dei banneling e vengono praticamente distrutte. Sono tanti i Ling, addirittura due in difesa e due all'attacco. E lo stesso vale per le mute. Devo dire, partita veramente eccezionale per Sidrus. La sta facendo in difesa, quindi si aspetta l'avversario appena mette i piedi sul creep, poi lo attacca e puntualmente vince. Nonostante poi l'avversario, grazie alla sua incredibile macro, riesce sempre ad avere un'armata in termini di psi superiore. Però ecco, come ho detto, per andare all'attacco servono tante mine e vanno messe praticamente nella direzione opposta a come arriva l'ingaggio. Cioè, se l'ingaggio arriverà da questo punto, solitamente le mine si mettono qua, 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 qua e qua. Ecco come le sta mettendo adesso, semplicemente però con dei marini un po' più splittati, in modo tale che mano a mano che le unità Zerg attaccano i marini sono difesi da un'unità che demassifica. Va bene, eccolo qua, Sidrus, che a questo punto sta facendo qualcosa di incredibile. Siamo a 22 minuti e non mi è mai capitato di vedere uno Zerg che mi ha caricato su questo canale una partita che a 22 minuti, credo che non mi sia mai capitato, a meno da quel che mi ricordo, poi magari mi sbaglio. Nel caso chiedo Venia. In questo caso sta già imparando gli Andere surrenali che aumentano la velocità d'attacco dei Ling, sta imparando il 3. 3 alle mutalische, incredibile, incredibile, 22 minuti e già altre 3 le mutalische. Oddio, a questo punto servirebbero anche le mutalische, devo dire la verità, perché con tutto questo bank e 50 psi ancora da finire, io a questo punto userei tutto quanto in mutalische, che sono veramente fortissime, anche perché poi sono l'unica unità che in questa composition può effettivamente uccidere le medivac. Vediamo un po', l'avversario a breve dovrebbe praticamente uscire dalla base. Io devo rimettere un attimo in pausa. Ok, ci risono e a questo punto l'avversario sta per uscire dalla base, però una composition come prima, ha lo stesso problema, questa composition non è assolutamente in grado né in termini di upgrade, perché mi pare che comunque sia, vediamo un po'. Ma eventualmente anche i tank sono 0-0, ma il discorso è che mancano le mine. Contro un'armata di questo tipo come c'è Sidrus, le mine dovrebbero essere almeno 15 e molto meglio posizionate. Si è costretto a correre, a breve sicuramente arriverà lo Stimpak per cercare la protezione di questo tank. Un'altra mina esplode. Vediamo un po'. E qua diciamo che Sidrus ha fatto un po' il gioco del giocatore Terran, praticamente lo ha seguito fino alla fine. Se fosse che arrivava una splittata fatta bene, le cose si sarebbero messe un po' male. Alla fine diciamo che comunque si è mantenuto tutti i marini attaccati, nonostante abbia perso tantissime unità nella fase di inseguimento, i pochi banneling rimasti hanno fatto la differenza contro tanti marine. Comunque linea di massima, molta attenzione quando rincorri queste unità. Tra le altre cose, le mutalische servono proprio anche per counterare le mine, perché hanno un attacco solitamente molto alto, quindi quando sono in gruppo. E poi si possono attaccare l'une con l'altra, quindi cioè attaccare la stessa posizione sovrapponendosi. Di conseguenza, con il custode di una mina, l'attacchi con le mutalische prima ancora che questa possa esplodere. Ovviamente quando le mutalische sono un certo numero, ma già in questo caso che sono 3-3 non dovreste avere problemi. La partita prosegue, a questo punto il numero di banneling inizia a diventare considerevole.
E soprattutto la strada è spianata, non ci sono più mine, diciamo, di mezzo, quindi per l'avversario dovrebbe essere ancora più difficile. Tra l'altro, se siete terra, non fate mai una cosa del genere, mai tenere tutti i marini in un unico gruppo, perché poi il rischio è veramente quello di perderli tutti. Si splitta, si dà fastidio allo Zerg con un piccolo contingente e lo si costringe praticamente all'attacco. Ovviamente un contingente che è protetto nelle immediate vicinanze da dei tank oppure da delle mine. Qua c'è un ottimo inseguimento da parte delle Mutalisk nei confronti di queste Medivac. Arrivano anche tantissimi Ling in supporto a queste Mutalisk, e le Mutalisk tireranno giù le Medivac. Poi tra l'altro, nonostante il boost, le Medivac con il boost non raggiungono la velocità base delle Mutalisk. Va bene. Partita che sta lentamente volgendo a favore di Sidrus. Sidrus che ha giocato veramente benissimo. Se dovesse finire ora e Sidrus dovesse vincere, veramente di consigli ne avrei pochissimi. Già quelli che gli ho dato bastano e avanzano. Questi ring che sembrano quasi ballare intorno a tutti questi marine ormai praticamente destinati a morire. E per la prima volta il giocatore Zegri ha un'armata sostanzialmente più forte dei giocatori terra. Finora si era sempre visto i giocatori terra con un po' più di psi perdere costantemente grazie ai Bannerling. Poi soprattutto al fatto che lui non aveva sufficienti demassificatori contro i Bannerling. Ok, arriva il GG. Nulla da dire. Sidrus ha giocato benissimo. Io sicuramente do dei consigli. In questo caso non li darò. Devo dire la verità, per un giocatore che sta in Lega Bronze mi sarei aspettato una partita molto diversa. In realtà qua Sidrus ha giocato molto bene. L'unica cosa, ecco, che posso dire è magari ripristina il creep man mano che ti viene distrutto. E poi utilizza un po' più i custodi per distruggere le mine anziché passarci sopra. Oppure utilizza i ling, uno o due ling, per far scoppiare una mina e poi passare sopra con il resto dell'armata. Nel complesso è veramente una partita bellissima. Ringrazio Sidrus perché veramente non mi aspettavo che giocasse così bene per questa partita. E l'unico grosso consiglio che vi posso dare è: continua a giocare perché sei veramente sulla strada giusta per essere promosso, e sicuramente non ti fermerai all'argento, ma andrai molto più avanti. Io intanto ringrazio tutti quanti per la visione di questo video e come sempre vi auguro buona giornata. Ciao ciao!